Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Con i bagni pubblici e caserme, gli antichi romani si diffusero anche la tubercolosi. Il batterio all'origine dell'infezione approdò in tre continenti grazie alle conquiste, ma anche agli ambienti chiusi comuni dei soldati di Roma. Lo rivela un'imponente analisi genetica. Nel periodo dell'espansione dell'impero, insieme a strade, acquedotti e bagni pubblici, gli antichi romani esportarono anche qualcosa di più sgradito e pericoloso, la tubercolosi, che in base a un recente studio si sarebbe diffusa a macchia d'olio in tre continenti, proprio grazie alla fortuna politica e militare della città eterna. Le analisi genetiche del batterio Mycobacterium tuberculosis, incapace di diffondersi attraverso altri animali e la cui storia è quindi intimamente legata alla nostra, dimostrano che emersero per la prima volta in Africa circa 5.000 anni fa, ma poi conquistò l'Europa, l'Asia e persino l'Oceania, a cavallo del momento di massima espansione dell'impero romano. Catherine Pepperell dell'Università del Wisconsin Madison ha studiato la sequenza genetica di 552 campioni di batterio della tubercolosi di diversa provenienza geografica. Dall'analisi sono stati esclusi i batteri acquisiti nelle Americhe, perché è stato accertato che lì la tubercolosi arrivò con i primi europei. Tenendo conto della provenienza dei campioni e della velocità di mutazione del patogeno, che agisce soprattutto, ma non solo, a livello polmonare, il team ha ricostruito il suo albero genealogico. In Africa occidentale, attorno al 3000 a.C., si sapeva che i batteri della tubercolosi si dividono in sette famiglie, con una comune origine, come dimostrato dall'analisi attorno al 3000 a.C. Tre di questi sottogruppi sono rimasti nel continente africano. Uno di essi, per esempio, si trova ancora quasi esclusivamente in Etiopia settentrionale. Gli altri hanno gradualmente conquistato il mondo. Poco prima del 300 a.C., una delle sottofamiglie fu portata dall'Africa occidentale a quella orientale e da qui in Asia meridionale e persino in Papua Nuova Guinea. Non è chiaro come ci sia arrivato, ma in base a quanto ha ricordato Pepperell ad Atlanta lo scorso mese, quella fu l'epoca dei commerci marittimi di spezie e altre merci nell'Oceano Indiano. La principale ondata di espansione del batterio si verificò però un po' più tardi, attorno al primo secolo d.C., quando la tubercolosi giunse nel bacino del Mediterraneo e poi in tutta Europa, in Russia, in Asia, per poi ritornare in Africa. Il periodo è compatibile con l'incredibile quantità di spostamenti ed esplorazioni nel Mediterraneo dei Romani, con innumerevoli contatti tra popolazioni che non si erano mai incontrate prima. Già in passato si era ipotizzato che i Romani avessero favorito la diffusione della tubercolosi, spingendo le popolazioni conquistate a spostarsi nei centri urbani. Anche dove non portarono la malattia, come in Gran Bretagna, dove era presente dall'età del bronzo, potrebbero aver creato le condizioni per favorirne la diffusione, per esempio costruendo bagni pubblici e caserme per i militari. Il batterio della tubercolosi prolifera in luoghi chiusi e umidi, e i bagni pubblici, multisedute e le terme, introdotti dai romani, non erano luoghi così immacolati come si è più volte sostenuto. E parlando di bagni, scopriamo cosa si nascondeva, a parte i batteri, nelle antiche latrine romane. La storia segreta delle antiche latrine. Prima snobbati dall'archeologia, i servizi igienici sono oggi un tema rivalutato per ciò che raccontano delle antiche civiltà. Ecco alcune tappe della storia della toilette e di ciò che le sta attorno e dentro. Dalla Mesopotamia all'antica Roma sono chiavi di interpretazione della società, della tecnologia, delle abitudini igieniche e alimentari e di inattesi aspetti di vita quotidiana del passato. L'invenzione della prima toilette è attribuita alle civiltà mesopotamiche del tardo 4 millennio a.C. Sprovviste di risciacquo, erano buchi profondi 4-5 metri per uno di diametro foderati di ceramica. Ci si liberava accovacciati sul bordo del pozzo. I solidi restavano all'interno, i liquidi filtravano nel terreno attraverso sali di fori. Con un concetto che ricorda quello del pozzo nero, il sistema non aveva però rete fognaria ed era poco diffuso, una o due case ogni cinque. Perciò era scarso anche il contributo alla salute generale. Nell'antico Egitto la presenza delle latrine nelle case dipendeva dallo status sociale. I più ricchi avevano una stanza da bagno adiacente alla casa o all'interno a partire dal XVI secolo a.C., con un vaso in arenaria che convogliava direttamente in una cavità piena di sabbia per assorbire liquami e odori, l'equivalente delle lettiere per i gatti. Sugli escrementi si gettava acqua e, quando necessario, la fossa veniva svuotata a mano. I rifiuti erano poi gettati nei canali irrigui o nei campi, che diventavano terreno fertile per vermi e parassiti. Attorno al 2000 a.C. la civiltà minoica, l'isola di Creta, apportò un miglioramento decisivo ai servizi sanitari, introducendo una sorta di sciacquone. Nel palazzo di Cnosso si usava l'acqua per risciacquare il materiale accumulato nelle latrine, e il tutto finiva in un avanzato sistema fognario con canalizzazioni sotterranee.
Dalla creta minoica in poi, la tecnologia della toilette prese il volo, anche se con cadute importanti, come vedremo più avanti. Dal primo millennio prima di Cristo, nella Grecia classica e poi nel periodo ellenistico, le pubbliche latrine, con una serie di buchi allineati su panche comuni, connesse a un sistema di scolo, si diffusero a macchia d'olio. Arrivarono anche nelle case di un ascente ceto medio, con un suo peso nell'economia e l'accesso ad alcune comodità. Nella Roma del primo secolo a.C. i gabinetti pubblici divennero parte essenziale delle infrastrutture della città, al pari delle terme. Quasi ogni casa aveva accesso anche a latrine private, ma non si hanno grandi testimonianze storiche, se non satiriche, sul loro utilizzo. Le latrine dell'antica Roma dovevano somigliare a quelle greche, aperture di forma circolare create in panche di legno o pietra, posizionate sopra un sistema di drenaggio. Le aperture erano sagomate sul davanti. Era forse l'alloggiamento per uno scopino per pulire la latrina. Ed è di questo periodo l'origine della parola latina latrina, contrazione di lavatrina, lavare. Un piccolo canale sul pavimento davanti ai gabinetti doveva servire a far diffluire l'acqua usata per lavare le spugne con cui ci si puliva dopo i bisogni. La privacy era inesistente. Tra un'apertura e l'altra non c'era spazio né divisori, ma la lunga veste dei romani e le poche finestre offrivano un minimo di discrezione. Nelle abitazioni romane private, le latrine si trovavano in cucina, vicino ai fornelli, e servivano anche per buttare avanzi di cibo. Vi si gettava acqua per pulirle, ma non erano collegate a una rete fognaria e si svuotavano a mano quando necessario. La pratica di buttare avanzi di cibo nelle toilette era tutto fuorché igienica, ma ha permesso di fare interessanti valutazioni archeologiche. L'analisi di una latrina privata di una casa modesta di Ercolano, per esempio, ha rivelato che anche i menagiati avevano una dieta nutriente e varia, che includeva fichi, uova, olive e frutti di mare. Dagli studi delle latrine di Ercolano si è capito anche che nell'antica città romana si cucinava a casa più spesso di quanto si credesse e che il commercio ittico regionale era più florido del previsto, un dettaglio evidente dalla quantità e dal tipo di lische di pesce rinvenute. Tra gli aspetti meno glamour delle latrine romane va sottolineato che erano sprovviste di protezione o di sifonature che tenessero lontani odori e parassiti. Lo studio dei contenuti perfettamente conservati del sistema fognario di Ercolano, condotto da archeologi dell'Università di Oxford e Exeter, ha rilevato larve di mosche che potevano facilmente trasmettere infezioni all'uomo. Un altro studio dell'Università di Cambridge ha dimostrato che la diffusione di parassiti intestinali negli antichi romani non diminuì, anzi crebbe, con le toilette pubbliche, forse anche per l'abitudine di usare i residui dei bagni comuni come fertilizzanti. I celebrati impianti fognari romani erano meno efficienti del previsto, come hanno rilevato recenti ricerche di Ann Kolowski-Ostrow, archeologa statunitense esperta di vita quotidiana nell'antica Roma. In base agli studi della scienziata nelle più importanti condotte fognarie romane, come la cloaca massima, queste infrastrutture servivano più per drenare l'acqua accumulata in superficie, per esempio con le piene del Tevere, che per smaltire escrementi. Inoltre questo condotto spesso si intasava di fango e altre amenità e andava pulito. Scendere per liberarlo era un compito particolarmente gravoso e pericoloso. La letteratura latina cita talvolta demoni associati al contesto delle latrine e non è difficile immaginare perché. Insetti, roditori e altre creature spiacevoli dovevano aggirarsi per le case e i gabinetti pubblici attirati dai rifiuti. Nei pressi delle sedute dovevano verificarsi anche scoppi improvvisi dovuti al metano generato dagli escrementi, senza parlare del ricco catalogo di infezioni e parassiti a cui ho appena accennato. Alla toilette si trascorreva dunque il minor tempo possibile, ecco spiegata la scarsità di graffiti nelle latrine rispetto ad altri ambienti romani. Nei pressi dei gabinetti si trovano per lo stesso motivo anche dediche alla dea Fortuna, invocata a protezione dei frequentatori, come nel caso di un affresco dei bagni pubblici di Pompei che invita il cacator a fare attenzione ai pericoli. Studi archeologi tuttora in corso stanno cercando di rispondere ad altri interrogativi. Per esempio, anche le donne nelle società antiche usavano le toilette pubbliche? Ci si fermavano per chiacchierare? Come la cultura delle latrine romane si diffuse nelle aree più remote dell'impero? Nonostante il rinnovato interesse per il tema, è difficile trovare finanziamenti per queste ricerche meno elevate e, ovviamente, la curiosità dovrà attendere. Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete potete iscrivervi, non dimenticando di attivare la campanellina. E al prossimo video!